parliamo dei costi, del dettaglio dei costi per quanto riguarda i servizi, e parliamo invece a livello di incassi del riscontro delle prime iniziative, cioè il numero preciso dei biglietti strappati e l'incasso relativo a questi biglietti. Sono dati indispensabili dal momento in cui il comune, essendo proprietario per oltre il 50% della società, è quello che deve ripianare eventuali buchi, che deve intervenire appunto nelle scelte manageriali. Vi aspettate provvedimenti verso la governance di Piacenza Expo? Beh, direi che la posizione del Comune è chiara. Il direttore generale ha indicato come sia necessario fornire questi dati al Comune e passaggio conseguenziale è che chi ha nominato il Presidente quantomeno lo richiami ai suoi doveri. Sospetto suo e della civica che rappresenta qual è? Allora, i numeri che vengono talvolta divulgati sulla stampa non corrispondano per quanto riguarda gli ingressi all'ente fiera e alle iniziative. E poi il dubbio che veleggia tra più consiglieri è legato al discorso dei costi. I costi per servizi sono concentrati solo su alcune piccole realtà. Perché non vengono comunicati i nomi di queste realtà coinvolte? C'è qualcosa da nascondere? Noi pensiamo di no, però appunto un ente pubblico a maggior ragione ha un dovere di chiarezza.